Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a questa lezione di danza. Allora, innanzitutto ringrazio l'ideatore di questo progetto, Simone Ranieri, e tutta la direzione di Dance Fun, Enrica, Vanessa e tutti quanti. Allora, oggi faremo una lezione assieme, cercherò di essere il più chiaro possibile, così che mi possiate comprendere tutti quanti. Il livello sarà intermedio, cercando di essere idoneo a più persone possibili e ovviamente le condizioni sono quelle che sono, però cerchiamo di tenere il nostro corpo in allenamento. Allora, abbiamo come ragazze qua presenti che faranno un po' da allieve, tra virgolette, cavie, saranno Valentina da Torino, Elisia e Cindy da Prato. Saluto tutti i ragazzi che ci seguono, so che ci seguono da tutta Italia, e chi mi conosce e chi non mi conosce. Chi volesse farsi vedere in video per ripetere l'esercizio potrà fare richiesta scrivendo alla pagina su quale siamo collegati e sarà mandato in diretta il prima possibile. E mi raccomando, state attenti a dove fate lezione, quindi controllate bene che non ci siano ostacoli o cose pericolose attorno a voi. Prendete una sedia, qualsiasi cosa che vi possa fungere da sbarra. E condividete la lezione il più possibile, lasciate qualche commento. Io appena mi fanno presente le domande, se avete dubbi o cose, io lo leggo subito. Niente, direi che possiamo cominciare e buona lezione a tutti, buon lavoro. Allora, partiamo da due mani alla sbarra. Andiamo a fare destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Continuo. 2, 3. 4, 5, 6, 7. Quindi abbiamo fatto due frasi. Circonduzione della testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una frase intera e una frase intera, una flessione laterale. 6. E ripeto, sinistra. Due frasi. Pam, 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 pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una frase per circonduzione della testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flessione laterale. E ritorno e apriamo in prima. Semplicissimo, un tendu davanti, chiudo, un tendu seconda, chiudo, un tendu dietro, chiudo, demi, plié, sinistra, stessa cosa, demi, plié, dietro, solo un accroa, demi, plié, dietro, demi, plié e saliamo in mezza. Quindi abbiamo due frasi, mezze punte, mi raccomando. Come scendiamo mi interessa, ammortizziamo bene la discesa, non andiamo di inerzia, ok? Siamo consapevoli di cosa stiamo facendo. Circonduzione testa, senza coinvolgere le spalle, e allunghiamo tutto il lato destro in una flessione. Stessa cosa a sinistra. E poi la nostra seconda parte, strisciamo bene sul pavimento, sento bene tutto il mio piede, scaldo bene, un bel plié per rilasciare, recupero. Sinistra, un bel plié, recupero, e tutto on the done. Sinistra, plié. Finiamo un relevé e proviamo a staccare le due mani dalla sala. Ok, ragazze. Ok, andiamo. Vi guido man mano, eh. 5, 6, 7 e destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Ancora, ancora. 5, 6. Adesso testa a destra. 1. E flessione laterale destra, allungo. 1. Sinistra. 1. La mia schiena rimane alta. 3, 4, 5, 6. E apro bene le due spalle. Adesso testa, circonduzione testa. 2, 3. Flessione laterale sinistra. 1, 2. E apriamo in prima, davanti. 1. Chiudo e seconda. Chiudo. Ogni volta che chiudo mi allungo ancora di più. Chiudo, mettemi il piede profondo. Lì. E stendo bene le due gambe, tallone sinistra, 1, chiudo, and, chiudo, and, dietro, chiudo, un bel demi-plié profondo, lì, destra dietro, stendo ancora di più, chiudo,
destra, chiudo davanti, one, chiudo un bel demi-pie, stretch, sinistra dietro, one, chiudo, quando chiudo mi allungo ancora di più ragazzi, sinistra, chiudo e davanti, chiudo un bel demi-pie e finiamo in mezza punta e rimaniamo. Provo a staccare le mani dalla sbarra. Ok, perfetto. Mi raccomando ragazze, quando, quando chiudete il vostro tendu, cerchiamo già dal primo esercizio, non immaginiamo di rimanere qua. Immaginiamo, io esco, mi allungo. Quando rientro con la gamba, immaginate sempre di creare lo spazio per farla rientrare la gamba, ok? Così che lavoriamo subito in allungamento. Brave ragazze, andiamo avanti. Partiamo in prima posizione, facciamo due grand plié. 1, 2, 3, 4, ritorno a braccio di Dan, 5, 6, 7, 8, allungo avanti, 2, 3, 4, il mio braccio rimane in prima, relevé, in questo relevé voglio che immaginiamo di entrare con le gambe nel pavimento, ok, spingo fortissimo, stabilissime le caviglie, tendu, seconda stessa cosa, grand plié, torno, grand plié, torno verso la sbarra, 2, 3, 4 ancora, spingo tutto in giù, stendo bene le due gambe, relevé, entro bene nel pavimento, tendu e chiudiamo in quarta. Questa volta facciamo due demi, stendo, un grand plié, 6, 7, 8, allungo avanti, 2, 3, 4 esattamente come in prima, il braccio rimane in prima, relevé, provo a staccare. E quinta, come la prima, due grand plié, braccio de or, braccio de dan, allungo avanti, torno, recupero quinta, questa volta il mio braccio per la prima volta è andato in quinta, stacco e fisso bene. Quindi abbiamo, ragazze, prima due grand plié, flessione avanti, il mio braccio rimane in prima, relevé, spingo lontanissimo le gambe. Tendu seconda, due grand plié, braccio al porte grande, porte grande down, verso la sbarra, mi raccomando non facciamo questo, spingo bene in giù la mia spalla, ritorno, relevé. Quarta, abbiamo una variazione, due demi plié, un grand plié, allungo avanti, ritorno, relevé, quinta, due grand plié, avanti, recupero braccio quinta, spingo in giù le spalle, relevé, stringo tutto come se avessi solo una gamba, due cosce incollate. Ok? Ok. Abbiamo solo due conti di preparazione, ragazze. Ok. Sette, otto, e grande. 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, allungo avanti lontano, 1, 2, ritorno, releve, spingo bene, due gambe, e 1, seconda, grand plié, 1, 2, 3, 4 e grand plié, 2, 3, verso la sbarra, 1, torno, 3, e relevé stendo bene le due gambe, up, fisso fisso, demi round, quarta e due demi, stendo, sostengo bene due ginocchia, e grand plié, allungo avanti, due gambe stesissime, vado, torno, relevé, tendu, chiudo quinta, mi allungo ancora di più, grand plié, vado, one, tre, spingo sui talloni, brave, e andiamo, one,
avanti, 1, 2, torno, 3, braccio, quinta, incollo due gambe, risucchio dentro la pancia. Ok, mi raccomando ragazze, quando andiamo a fare questi releve qui, cerchiamo di raggiungere la posizione, diciamo, pulita di arrivo il prima possibile. Ad esempio, saliamo in quinta, proviamo a non fare questo, quinta, e poi ci sistemiamo. Cerchiamo subito, up, sono arrivato. Perché poi questo è quello che ci serve in centro. Quando andiamo a fare i giri non abbiamo tempo di sistemarci. Subito alla posizione corretta, ok? Subito prima, provo a staccare. Ok, ok, andiamo a sinistra, respirate ragazze, vai. 7, 8, gran plié. 3, 4, gran plié. Controllo bene la mia spalla sinistra, non farla cedere. Allungo avanti, lontanissima. Relevé, spingo bene. Giusto. Tanu, seconda, gran plié. Gran plié. Verso la sbarra. Relevé. E andiamo in quarta, pli, stendo, stendo, gran plié. Gambe stesissime avanti. Ritorno, relevé, entro con due gambe. Brave. E tanto, chiudo quinta, gran plié. La schiena rimane alta, 3, 4, e andiamo. Avanti, 1, 5, 6. Giusto, brave ragazze. I relevé erano molto meglio. Adesso già lo fate, però vi do comunque questo consiglio perché penso sia molto utile. Quando tu vai a scendere in un grand plié, quello che ti deve portare su non sono solo le gambe, ma senti tutta la tua schiena. Quando tu sali, è tutta la tua schiena che ti fa salire. Non usare solo le gambe, ma usa tutta la tua parte sopra. Provate a farmi vedere questo. Ipotizziamo in prima, se te l'hai in seconda, equilibrio in seconda, vai. E gran pli, e spingo due talloni, va, ok, sei giusto. Ok, andiamo un tendu, una mano alla sbarra. Facciamo davanti, plié, davanti, chiudo, davanti, solo le dita, e dita, chiudo, seconda. Entro nel plié già col finire del tendu, estendo contemporaneamente, chiudo. Seconda, solo le dita, chiudo. Dietro, un pli, un chiudo. Un dita, up, chiudo. Facciamo uno ancora in fuori con la gamba che lavora. Uno, chiudo. Uno in fuori con la gamba interna. Uno, chiudo. Demi-plié, mezza punta, stendo e tutto da dietro. 1 e 2 e 3 e chiudo e 5 dita, 6 dita, 7 chiudo, 8 seconda, 1 lì il mio braccio è sempre alla seconda, and 1 ruoto ancora di più, ruoto ancora di più, chiudo tallone, 1 pappa lì, and 1 and steso, and 1 dita, dita, chiudo solo uno, 1 chiudo, and 1. Chiudo demi plié, mezza punta, relevé. Ok, ragazze, sempre per i piedi per la rotazione. Ok.
Allora, datemi un secondo. Ci siamo. Andiamo. Scusate, solo due di preparazione, eh? Scusate, scusate, vai. Sette, otto, tandu, li, tandu, chiudo, tandu, e, dita, chiudo, seconda, one, li, and stretch, chiudo, un, sono le dita, le attivo ancora di più, seven, dietro, vai, one, plié, one, steso, one, dita, dita. Adesso solo una seconda, sto, chiudo, and stop, demi-plié, tutto da dietro, vai, incrocio bene, plié, up, chiudo, incrocio, sono le dita, up, under, one, plié, one, chiudo, up, and, dita, and, dita. Pallone davanti, striscio, plié, stretch, chiudo, un, and, brave, seconda, one, chiudo, one, chiudo, demi-plié, mezza punta, releve. E scendiamo lentissimamente, scendiamo bene, controllo bene l'andeor, brave. Ok, Valentina, mi raccomando, stai attenta, ma non sarai l'unica, penso, da casa, perché a seconda di dove abbiamo computer o cellulare, guardando, se tu ce l'hai lì, mi raccomando, guarda pure con la coda dell'occhio, ma non aprire la tua anca, altrimenti poi diventa questo, capito? Cerchiamo sempre di rimanere nel nostro quadrato, nel nostro rettangolo, spalle anche, ok? Mi raccomando, quando vado a lavorare con le dita, sono in tendu, le rilascio. Ha! Per poi risucchiarle sotto e ogni volta devo cercare di stenderle di più. Ok? Respirate, andiamo a sinistra, vai. Solo due di preparazione, eh? Sette, otto, and. Steso. Dita, uno, dita, due. Mi allungo, seconda, one. Pli, one, steso, ha, dita, sha, chiudo, mi allungo, back, plié, steso, one, dita, adesso in fuori e in allungo, uno, chiudo, demi-plié, mezza punta, releve, chiudo, dietro, chiudo, and, ha, chiudo, and, one, dita, seconda, lungo, one, pli, and, one, steso, un, dita, adesso avanti, tallone, un, plié, un, steso, un, dita, adesso in allungo, and, allungo, allungo, chiudo, demi-plié. Mezza punta di stretch. Ok, abbiamo un nuovo arrivato, penso sia Simone da Milano, può essere? Ok, ben arrivato. Allora, siamo in quinta posizione adesso, sempre per il lavoro dei piedi, ok? Un po' uno scioglilingua, ma non c'è niente di complicato. Andiamo a fare un piccolo pas de cheval, un développé a terra. Développé, chiudo, enveloppé, chiudo, tendu, enveloppe, stendo, chiudo, en croix, développé e chiudo, enveloppé e chiudo, e teso, ritorno da dove sono venuto, davanti, stendo, chiudo, dietro, one, chiudo e enveloppé, chiudo e steso, enveloppé, stendo, chiudo, gamba interna, coude pied. Rimango, 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 stacco, stacco e tutto da dietro. Abbiamo e one e chiudo e one e chiudo, tendu, envelope e stendo e chiudo e up, chiudo and up, chiudo, tendu,
da dove sono venuto, ritorno, cambio e davanti, chiudo e davanti, chiudo e stendo, ruoto, ruoto, chiudo, dal piede facciamo, plie, coude pie, rimango, dietro, rimango, 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 ok? Allora, quello che voglio che sentiamo è una nostra resistenza che ci creiamo da soli, ok? Non ci andiamo leggeri, ma cerchiamo di resistere, chiudo, resisto, chiudo. Dalton Liu, adesso faccio fatica a ritornare nel coude pie, fatica e chiudo. Stessa cosa dietro, plié, dal plié raccolgo le dita, risucchio, tallone bene avanti, rimango, 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 rimango. Ci siamo, ragazzi? Ok. Andiamo. Sette. 8, develope, chiudo envelope, chiudo down, resisto stretch, chiudo e fuori, chiudo e ritorno, chiudo down, ritorno coude pie, e shak, chiudo envelope, chiudo down, resisto up, chiudo plie col braccio, braccio in prima. Prova a staccare l'altro, solo con la gamba sinistra in coude pie. Tutto da dietro, vai, and one. Chiudo envelope, danno dietro, coude pie, sviluppo. E seconda dita, chiudo envelope, danno ritorno back, sviluppo. Chiudo develop, chiudo envelope. Chiudo down, coude pie e sviluppo un bel plié, due gambe, coude pie. Prova a staccare, sento bene le due dita, cioè le due mani, scusa. E chiudiamo bene. Ok. Due cose, ragazze. Due estremità del nostro corpo. Allora, la prima, le mani. Cerchiamo sempre di avere consapevolezza di dove sono, ok? Specialmente quando abbiamo una posizione di tenuta, non pensiamo che l'energia sia solo qua, ma deve arrivare anche in tutte le nostre braccia, ok? Le nostre mani danno una linea di arrivo, ok? Deve continuare ad esserci anche qui, ok? Non questo. Seconda cosa, le dita dei piedi sono fondamentali. Tutte le volte che passate da un coude pie, ah, devono avere questo lavoro, ok? Raccolgo, chiudo, raccolgo, e poi quando entriamo nell'envelopé sono loro che ci danno la direzione, ok? Bravi ragazzi, andiamo a sinistra. Pronti? Sette. And develop, chiudo envelope, chiudo and avanti, resisto the all. Stretch, chiudo seconda, one. Tandri, envelope, stendo, chiudo dietro, develope, chiudo envelope, chiudo tandri, coude pie, stendo, gamba destra, coude pie. Tutto sinistra dietro, vai, develope, chiudo envelope e allungo bene la pancia, tandu, ritorno, stendo, chiudo, resisto, develope, chiudo envelope, torno and stretch, davanti, develope, chiudo envelope, chiudo tandu, coude pie, stretch, faccio un bel plié. Gamba destra, coude pie, tap. Ok, bravi. Ok, bravi ragazzi, respirate un attimo. Allora, vediamo un po' che commenti ci sono. Allora, l'Accademia Danza Studio 44 ci sta seguendo, un saluto a voi. Buongiorno, buongiorno, ciao Giuseppe, ciao da Gioia e Silvia, ciao ragazze, ciao Nicole, Emma ci sta seguendo,
Giovanna, Ludovica da Roma, sì ragazzi, bevete pure un goccio d'acqua se dovete, Iris da Genova, Stefania, Ludovica da Roma, Ginevra mi sta seguendo da Termoli. Bene ragazzi, mi fa piacere che siamo in tanti e spero che mi stiate vedendo e che sia tutto. Dicono che siamo più di 1.000, mi fa molto piacere. Ok. Avremo tutti i tipi di livelli che ci stanno guardando, ragazzi. Poi è il vostro buon senso che vi dice: ok, questo faccio in mezza punta, questo faccio in pianta. Mi raccomando, i vostri insegnanti vi avranno spiegato, ecco, vi avranno formato, ecco. Ok, andiamo avanti, ragazze. Andiamo a fare un tonneau in quinta e andiamo a fare ancora davanti, chiudo, davanti. Chiudo, davanti, ande dan, ande or, ande dan, ande or, chiudo, seconda, one, chiudo, seconda, one, chiudo, seconda, ande dan, ande or, ande dan, ande or, chiudo, gamba interna della sbarra, uno, chiudo, and, uno, chiudo, and, uno, cambio, non ho più ande dan, ande or, cloche, cloche, chiudo, uno la seconda, plie, coup de pied, rimango, tutto da dietro. Tante cose, ma niente di sconvolgente. Uno, chiudo, uno. De dan ande or, de dan ande or, chiudo. Seconda, chiudo, seconda, chiudo. Seconda, de dan ande or, ande dan. Ruoto ancora di più. Chiudo, gamba interna. Uno, due, tre, quattro, five. Striscio, striscio, chiudo. Uno, seconda. Plie, coup de pied, torno subito davanti. Stacco, 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 stacco. Ovviamente chi è già a un livello più avanzato salite pure direttamente in mezza punta. Ok, qui abbiamo due davanti, il terzo due volte ande dan ande or. Che senso ha questo ande dan ande or? Okay. Ovviamente tutte le volte che noi ritorniamo alle ande or è come se volessimo ruotare ancora di più, okay? Dovete pensare in allungamento senza lasciare il fianco ovviamente. Seconda chiudo, seconda chiudo, seconda ande dan ande or, chiudo. Gamba interna. One, chiudo, one, chiudo, one, cloche, cloche, chiudo, ultimo. Mettiamo braccio in allongé quando faccio il mio ultimo tambio alla seconda. Plie, coup de pied. E andiamo dietro. Ok? Yes, perfect. Andiamo ragazzi, vai. 5, 6. Davanti, one. Chiudo, and one, chiudo, and one, de dan ande or, de dan ande or, chiudo, seconda, one, mi allungo, and one, mi allungo, and one, de dan ande or, de dan ande or, e davanti, sinistra, chiudo, front, back, front, arrosce, seconda, plie, coup de pied, passa dietro, rimani, tutto da dietro, one, chiudo, one, chiudo, dall'anca, dall'anca viene la rotazione, seconda, stretch, chiudo, one, ruoto, sinistra dietro, up, chiudo, and, up, andiamo, back, arrosce, seconda, one, plie, coup de pied, subito davanti. Abbiamo avuto una piccola defiance. Ladies and gentlemen, sì, è sempre la stessa gamba, è sempre la gamba che lavora, che serve il coup de pied, giusto? Ok. Mi raccomando, ragazzi, guardiamo la coordinazione braccio-gamba. Ipotizziamo di essere dietro, sono col braccio alla seconda, l'ultimo tongio alla seconda. Vado in allongé. Quando sono in plié, preparo il braccio, quando salgo in coup de pied, ha, sale anche il mio braccio in prima. Non deve essere questo, pam, pam. Ok, tutto assieme, allongé, plié, prima. Questo è fondamentale, ok? Per i salti, per tutto. Andiamo a sinistra. Ricordatevi, ragazze, quello che vi dicevo, non mi ricordo, forse il primo esercizio. Tendu, torno, non rimango lì, tendu, torno per lasciargli spazio alla gamba, quindi mi allungo ancora di più, ok? Va, sinistra. 5. Brava.
vai, vai, vieni davanti, ande, dan, ande, or, de, dan, ande, or. Seconda, one, seconda, one. De, dan, ande, or, de, dan, ande, or. Destra, avanti, a. Chiudo, chiudo, striscio attraverso la prima. Adesso braccio in gamba, allunge, plie subito dietro. Se sono in mezzo, stendo bene la mia gamba di terra, perché sono su. E sinistra, back. De dan ande or. Fermo bene il fianco, seconda. De dan ande or, de dan ande or. Dietro, one. Back, front, back, sinistra, entendu, plie, coup de pied. Bravi ragazzi, ok. Meglio, andiamo avanti e ci facciamo uno jeté. Allora, abbiamo. Questo mi interessa per la musica, eh? Abbiamo 1, 2, 3, 4. Scusami. 1, 2, 3, 4, 5. Close, close, chiudo. Ok? Continuo. 1, rimango, rimango, chiudo. Prima, 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 chiude dietro. E abbiamo 1 e 2 e 3. E qua è 5 and 6 and 7 and 8. Ok? Il primo e la seconda non cambia. 1, 2, 3, chiudo 4, quindi torna da dove è partito. Prima, 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 quinta. Finito. 1 e 2 e 3 e qua e 5 e 6 e 6 e 8. 1, 2, 3, chiudo davanti 4. E 5 e 6 e 7 e chiudo. E beh, yappa yappa pappa yappa 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 papparappa 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 pa. And 1 and 2 and 3 and 1 and 5 and 6 and 7 and 8. Stop, 2, 3, chiudo qua, prima, 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 chiudo. Yappa 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 papparappa. 1, 2, 3, chiudo qua, 5, 6, 7, 8. Ok, quindi l'unica complicazione di questo esercizio è la musica, ok? Ne abbiamo 2, 1, 2, 3, 4, 5, dietro, avanti, chiudo. Adesso, questo qui, abbiamo una pausa. Ovviamente non è una pausa nel senso che ci lasciamo. Contrario. 1, continuo, continuo, chiudo. Quindi deve essere ancora più tenuto. Tenuto, 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 chiudo. E questi sono più veloci. Prima, 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 quinta. Esatto. Ok? Ok. Ragazzi da casa, mandateci poi qualche messaggio se è tutto ok, se vi state scaldando. Allora, pa-pa-pa-pa-pa. Andiamo. Vi faccio sentire un attimo la musica prima, ok? Dato che mi interessa la musica in questo esercizio. Marcatelo, davanti, chiudo, davanti, chiudo, davanti, back, davanti, chiudo, stop, 2, 3, chiudo, avanti, prima, 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 e back, 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 front, back, front, 1, 2, 3, qua, prima, 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 and, yes. Capito? Quindi bello preciso, ok? È veloce, ma c'è tutto il tempo. Andiamo a sinistra, vai. Immaginiamoci, ragazzi, la chiusura non dai piedi, ma dalle cosce, ok? Tutte le chiusure dalle cosce, ok? Giusto. Andiamo a sinistra, vai.
back. Un, due, tre, chiudo quinta, prima, 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 stai. Ok. Ok, bravi ragazzi, mi raccomando. Parliamo un attimo di un piccolo dettaglio. Ne eravamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il mio esercizio, se non viene specificato, di solito finisce in brava. Ok, quindi lo facciamo 8, senza musica. Oh. Ok, giusto. Ok, brava. Ok, facciamo una piccola tarantella. In quinta, piqué. Piqué con demi-rond, piqué con demi-rond, piqué con demi-rond. Con chi rimane? Cloche. 1 e 2 e 3, cloche. 1 e 2 e 3, cloche. Quindi l'ho fatto tre volte. Chiude quinta, chiude quinta, chiude quinta. Pausa. E ripeto. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3. Quinta e quinta e quinta. Eia pa pa pa. Para para pa para pa. Para para pa para pa. Para para quinta, quinta, stai. E ane dan e due e tre e qua e cinque e sei e sei. Oh, e one, e due, e tre, e qua, e fifth, and fifth, and fifth. Alla fine, lo facciamo due volte questo. Tut and the or, tut and the dan, tut and the or, tut and the dan. Plié, passé, in pianta per le piccoline, releve, se siamo già più grandi. Ok, ovviamente l'accento di questi piqué è verso l'alto, devono essere come delle frecce le nostre gambe. Pic, 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 cloche, pic, 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 cloche, pic, 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 cloche, quinta e quinta e quinta. Ci siamo? Perfetto. Ok. Andiamo. 5, 6, 7 e piqué, 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 cloche, piqué, 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 cloche, piqué, 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 quinta e quinta e sta, e up, e up, e up, quinta e quinta ancora vai, e davanti, seconda, dietro, davanti, seconda, dietro, davanti, seconda, dietro, quinta e quinta e so, dietro, seconda, avanti, dietro, seconda, avanti, dietro, seconda, avanti, quinta e quinta, plie, passe. Salgo bene sulla mia mezza punta. E scendo, bravi ragazzi. Ok, mi raccomando ragazzi, vi ho visto salire in mezza. La mia mezza punta deve essere il mio massimo che io riesco a fare. No, questo non è una mezza punta. Non dobbiamo, nel senso, non dobbiamo scendere. Ovviamente ognuno deve fare il meglio che uno può fare, eh? Ovviamente. Ognuno poi ha un piede diverso. Però dovete cercare di avere il massimo, perché poi quando andiamo in centro, se alla sbarra ci abituiamo ad essere in una posizione intermedia, non ci aiuta, perché magari tu dici, ma sì, ma io qui sono in equilibrio, sono qua, poi per rimanere in equilibrio scendo qui. Ma questo equilibrio è il triplo più difficile da trovare in centro rispetto all'abituarsi ad avere il massimo della tua mezza punta. Poi in centro nel giri tu saprai che devi spingere al massimo, non che devi arrivare in quella metà che stavi facendo. Quindi fatemi vedere questi passi altissimi. Oh! Non so se sei Alicia, Elisia o Cindy, però... No, entrambe, brave. Spingete bene sul collo dei bravi. Ok, questo è giusto. Scendete pure, ragazzi. E mi raccomando, la gamba di terra, quando vi dico mezza punta altissima, certo, il piede è l'elemento che è coinvolto maggiormente, ma dobbiamo sentirlo dal nostro gluteo, ok? Da tutta la gamba. Non dobbiamo pensare che sia solo il piede a farci salire, ma è tutto il lato della tutto il lato della sbarra, ok? Andiamo a sinistra, ragazzi. Ci, sei, sei, e piqué. 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 Quinta e quinta e so. Back. Back.
back. Quinta e quinta e stop. And up. And up. Rimango, passé. Ok, perfetto. Ok. Bene, ragazzi, mi raccomando poi, quando facciamo il passé, quando io vi dico passé altissimo, intendo... più il basso gamba che deve salire più che la coscia, nel senso che la coscia deve essere sempre in un angolo di 90 gradi, ok? Dov'è che noi possiamo migliorare? Dobbiamo immaginare come se avessimo una spugna qua in mezzo, immaginiamo di spremerla il più possibile ed è questa parte che deve continuare a salire, perché se io faccio questo, il mio fianco va via, ok? Devo sempre cercare di avere due fianchi dritti, quindi 90 gradi, ma è questo che deve spingere. Giusto, ok. Abbiamo un nuovo arrivato. Spero tutto. Elisa da Pavia, mi dicono. Tutto bene, ok. Allora, andiamo... Ok, andiamo a fare un... Ronde jambe. E andiamo a fare passe e chiudo, passe e apro il mio braccio, ronde jambe e plie e ronde. Adesso, davanti, seconda, dietro, un ronde jambe all'air, rimane. Adesso, un batman, 90 gradi davanti, in plie, davanti, enveloppe, passe. Rimango, chiudo e ho one e cambio e one e apro, ronde jambe 1, ronde jambe 2, il terzo è in plié e il quarto continua, all'air, ruoto, plié, enveloppé, rimango, chiudo. Quindi ho due passé, one, chiude, one, chiude, due round, uno, due, il terzo in plié, il quarto steso, round and jump and left, due, tre, quattro, batman plié, enveloppé, e vado da dietro. Allora, mi raccomando, il mio plié, il mio passé deve essere senza pausa, ok? Senza pausa continua, senza pausa, deve sempre essere attivo, pastoso. Ronde jambe l'accento davanti, uno in plié e un altro steso. Adesso basso e 45 gradi, solo per la rotazione. Ruoto, batman avanti, enveloppé, e chiudo quinta e ripartiamo da dietro. Ok, andiamo. Preparo, 7, 8, passa il braccio in prima, 1, il braccio rimane in prima, chiudo, passe, apro, ronde jambe 1, ronde jambe 2, plie, quarto, adesso all'air, ruoto, 2, continua ad allungare, continua a ruotare, batman davanti, plie, enveloppé, rimango, chiudo dietro e passe, il braccio rimane in prima, passe, ritorno in seconda, ronde jambe, 1, 2, plie, and batman, ruoto, plie, enveloppé altissimo,
Ok, ragazzi, strecciatevi un attimo veramente, per conto vostro. Ok. Intanto leggiamo... Leggiamo che messaggi ci sono arrivati da chi ci sta guardando. Allora... Lucrezia da Milano, ciao Lucrezia, Laura da Prato, ciao. Ciao Laura, ti ricordi di me a Rosolina? Giuseppe Fucile, però non penso che... Rosolina. Veronica, ciao, Chiara da Venezia, Alice da Termoli, Martina da Mantova. Ciao dalla Royal Dance di Torino, ciao Antonella, ti sto seguendo con mia figlia, bellissimo, mi fa piacere. Ok, se avete domande non esitate a farle, ragazze. E bellissima lezione, grazie Beatrice di Giussano, preziosi consigli, grazie, grazie Laura, mi fa piacere. Ok, 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 va bene. Perfetto, andiamo a sinistra, ragazzi. Ok. Scusate, alzo il volume. Andiamo. 7. And. Passe. Ronde jambe. Uno in plie. Adesso, all'air, continuo a ruotare, tengo il mio tallone avanti. E plie, passe. Resisto con la gamba di terra, vai, vai, vai. E and down. One. Passe. And. Un bel plie. All'air. E Batman plié. Ok. Perfetto, ragazzi, bravi. Due cose, guarda. Tutte le volte che abbiamo dei plié, approfittiamone per sentire bene il pavimento. Da qui devo sempre premere contro il pavimento. Non passiamoci leggere, ok? Sempre come se facessi una pressione sul pavimento. Poi... Quando abbiamo fatto, ragazzi, non so se vi ricordate, développé, enveloppé, tendu, no? Vi dicevo, create una resistenza. Create una resistenza. Cosa vuol dire? Dal tendu davanti, vi dicevo, resisti prima di chiudere nel coup de pied. Vi ricordate? Ecco. Stessa cosa qui. Dal mio arabesque dietro. Non devo andare giù leggero per poi riattivarmi. È dal mio arabesque che devo resistere andeor per chiudere, ok? Quasi è più importante come passiamo da una posizione all'altra che le due posizioni in sé, ok? È come ci arriviamo, ok? Va bene, andiamo avanti. Andiamo a fare. Fondue, chiudo quinta, fondue, davanti. Fondue. Chiudo quinta, fondue, seconda, fondue, chiudo quinta, fondue, dietro, da qui, plié, relevé, quindi la gamba di, solo la gamba di terra si piega, plié, in uno, chiudo, rimango, e rimango. Da qui non chiudiamo in quinta, ma rimaniamo liberi ad andare nell'andedan, plié, chiudo, plié, sviluppo, col bordo braccio, plié, chiudo, pli, sviluppo, pli, davanti, pli, davanti, pli, enveloppé, chiudo, and finì. Ok? Qui dobbiamo immaginarci due elastici tra le gambe, ok? Anche qui, non leggeri, pastoso, one, and, quinta strettissima, one, and, due gambe assieme, one, and, quinta, and, one, due gambe assieme, back, fifth, back,
dietro, lì, envelope, rimango, rimango, rimango. Ok? Perfetto, andiamo. E fondo, quinta fondo, davanti le mie dita, one, quinta, one, seconda back, one, quinta, one, dietro, plie, envelope, bravi, and back, quinta, back, seconda, and davanti, chiudo, davanti, fondo, plie, stai. Non male. Mi raccomando, ragazze, questo envelope finale deve avvenire in un conto. Soprattutto le donne, questa è la stessa dinamica che andrete a usare quando da grandi farete fouetté. Ok? La stessa cosa. Da qui, plié, non deve arrivare prima la gamba e poi le braccia. Da qui, plié, uno. Seconda, plié, uno. Ok? Questo è fondamentale. Giusto. Mi raccomando, Valentina, non stare indietro con la schiena, guarda, non stare qua, ma rimaniamo sempre davanti, proiettati sul davanti. Ok? Sì. Perfetto, andiamo a sinistra, ragazze, vai. E fondo, chiudo quinta, fondo, sviluppo avanti, fondo, bastoso, vai, dita. Stendi tutto, seconda, back end. Plie, chiudo, one. Meglio, Simone, bravo. Rimani dietro, one. Quinta altissima, one. Sviluppo assieme, end, one. And avanti. Ok, bravi ragazzi. Facciamo un frappè. Allora, in questa lezione vi do la possibilità di fare il frappè così come lo avete studiato. Se lo avete studiato in flex, lo fate in flex. Se l'avete studiato in coup de pied preso, lo fate in coup de pied preso. In questa lezione per me è indifferente, ok? Andiamo ad avere, sempre per la musica, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cloche 4, 1 per parte, 1, 2, 3, pausa, e tutto da dietro, 1, rimango, 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 1, 2, rimango, rimango, 1, 2, 3, qua, 5, 6, 7, 8, 1 e 2 e 3 e qua, 1 e 2 e 3 e qua, 1 e 2 e 3 e qua, e up, e up, e up, 1 e 2 e 3 e qua, 1 e 2 e 3 e qua, 1 e 2 e 3 e qua, va, paia, paia, plie, passe, ancora. Sentiamo una volta la musica, perché questo voglio che sia preciso, ok? Aspettate. 5, 6, 7 e davanti rimani, rimani, rimani. Seconda, seconda, rimani, rimani. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, back. 1, stai, stai, stai. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3. Quindi. È veloce, però dobbiamo avere ordine nella testa. Se abbiamo ordine, non c'è problema. Uno. Questo non è una pausa in cui stiamo già pensando a quello che avviene dopo e continuiamo ad allungare la nostra gamba. Uno. Rimane, rimane, rimane. Due. Rimane, rimane. Tre. E da qui non c'è più pausa. Subito avanti, seconda dietro. Brave. E stai. Due, tre, qua. One, e due. 3 e qua, 1 e 2 e 3 e cloche e back and side and front. Esatto, giusto ragazzi.
sono un filino più lento. Andiamo. 5, 6, 7 e A. A e 2. A e 2 e 3 e cloche davanti, seconda, back, step. A e 2. A e 2 e 3. Back, o e 2 e 3. Plié, passé. Spingere con la mia gamba di terra, stacca, rimani, rimani, senti bene il sapere, due braccia, due gomiti sostenuti e plie, ragazzi, finiamo bene. Ok, mi raccomando ragazze, la discesa dal nostro passo finale ha un'importanza, non abituiamoci, ok, posso perdere l'asse, però proviamo a ritrovarlo, a resistere nella chiusura. Se noi facciamo questo, boh, poi quando facciamo i giri finiamo così, ok? Sempre sono in passé, cerco di finire bene, un bel plié, ok? Questo è importante. Il nostro accento è in fuori, fuori, 2, 3, 4, fuori, fuori, 3, 4. Ciò vuol dire che devo sentire questa posizione, non posso fare uno, deve essere uno ancora, ancora, non è uno. È uno ancora, 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 uno, sta e sta. Ok, bravi, andiamo a sinistra. Adesso poi vi lascio bere, eh? Andiamo a sinistra prima. E davanti. Seconda, seconda. Back, 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 front, back. E stai. Up e tu. E tu e tre cloche dietro, due gambe plie, spingo a spinge bene sulla tua gamba di terra, dentro il pavimento, stendi, 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 due braccia, due gomiti e chiudi bene, resisti. Ok, respirate ragazze, bevete un attimo. Chissà se da casa va tutto bene, se siamo ancora tutti collegati, se qualcuno si è perso per strada. Se qualcuno ha qualche domanda, sono qua apposta, eh? Mi dicono che stiamo superando le 2500 visualizzazioni, c'ho lo staff che mi parla, mi manda i messaggi. Grazie ragazzi, grazie veramente. Vabbè, intanto noi facciamo un gran Batman, se qualcuno ha qualche domanda o vuole chiarimenti su qualcosa, sono qui. Allora, andiamo a fare ragazzi, davanti, gran Batman, per lavorare la coordinazione braccio-gamba di cui abbiamo parlato prima. Passe, chiudo, il mio braccio si apre quando esco con il gran Batman alla seconda. Seconda che non cambia, passe, chiudo, dietro, yapparapapà. Prima, chiudo, adesso, invece di aprire la seconda, sale in quinta. E tendu, e Batman, e tendu, e Batman. Quindi quest'ultima parte qui è più veloce rispetto a tutti gli altri. Tutti gli altri sono in fuori, quest'ultima parte qui è in dentro. E abbiamo Batman, pa, se rimane il braccio, Batman che non cambia pa. Se rimane il braccio, Batman, pa, se rimane il braccio, anticipo quinta e quinta e quinta e pli. Uno, tre, quattro, cinque, non cambia, sette, otto, uno, tre, quattro, questo in dentro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e tutto da dietro. Spero che abbiate dei pavimenti carini, cioè sicuramente sono carini, spero che siano utilizzabili per fare la lezione, e se riuscite a sentire l'attrito sul pavimento, spingete sul Gran Batman, spingete sul pavimento prima di salire nel Gran Batman, ok? Io spingo per far salire, è da lì che prendo la forza, se non sento il pavimento la mia gamba può salire in qualsiasi modo, invece se io striscio avrò più probabilità che la mia gamba sia ruotata e stesa, ok?
Ok, vado a mettere la musica. Allora. Facciamo solo destra, ragazzi. Dopo che ho fatto Ethan 2 e Grand Batman, Ethan 2 e Fini. Ok, poi facciamo sinistra. Andiamo! 5, 6, 7 e Batman! Braccio in prima che rimane, chiudo il secondo. Basse, chiudo il back. Adesso braccio in quinta anticipo e quinta. E quinta, vai striscia Batman, chiudo e passe, chiudo e Batman, chiudo e passe, chiudo e Batman, vai e quinta e quinta e. Ok. Cerchiamo, ragazzi, so che siete appoggiate a qualunque. Abbiamo Elisio e Cindy appoggiate alla sedia. Valentina, non capisco, sembra una sbarra? Sì, una sbarra. E anche Simona, no, in realtà siete messe bene voi, quindi vabbè. Siete fortunati, io sono sul letto. Quello che voglio dirvi, cerchiamo di non coinvolgere la nostra parte sopra, soprattutto la parte di terra. Ok, in questo caso la nostra parte sinistra, no? Immaginiamo veramente un muro contro la nostra gamba di terra, ok? Adesso, ovviamente, a seconda se siamo davanti, se siamo secondo, se siamo dietro, il nostro corpo ha una naturale inclinazione, un minimo, ok? Però non vuol dire che quando io sono sulla mia gamba di terra, perché sono la seconda, non posso fare questo, ok? Non devo cedere, ok? Questo deve essere forte, il mio peso può indirizzarsi verso la gamba di terra, giustamente, ma non deve cedere, ok? Quindi immaginate sempre una grande tenuta sul lato della sbarra, ovviamente anche l'altro, però questo è quello che ci tiene forte, ok? Andiamo a sinistra, vai! E mamma! Passe! Seconda! Passe altissimo, back and up! Passe quinta e down due e down due dietro gli altri passe altissimo sto chiudo and one dietro andiamo vai one passe e quinta quinta. Ok. Bravi ragazzi, va bene. Allora, adesso facciamo un esercizio medicina, ok? Potrete odiarlo, fa niente. Medicina. Molto semplice, ma molto faticoso. Siamo due mani alla sbarra, in parallelo, e ho un coudepiede destra, ok? E vado ad avere 16 relevé. 1, 2, 3, 4... Avete capito? 16 relevé sinistra, 16 relevé ancora destra e 16 relevé ancora sinistra. That's it. Stop. Ok? Ovviamente un conto è farli così, un conto è essere consapevoli della salita e della discesa. Salita e discesa. Non diamo possibilità alla nostra caviglia di fare questo. Ok? Sempre solo un canale. Up, down, up, down, ok? 16, 16, 16, 16. Andiamo assieme, dai. Due mani alla sbarra, vai. Dammi un secondo, andiamo. Sette e uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimani lì, ancora 8, 1, 2, la mia schiena sale verso l'alto, e cambio gamba, vai, up, stringo bene il sederino, 2, 3, ascolta la musica, non pensare.
pensare, vai. Pensare al dolore. Ancora 8, vai. Up, stendo per la mia gamba in terra. Up. Siamo solo a metà, cioè siamo già a metà, vai, in destra ancora. Bel sorriso. Ultimi 8, destra, se brucia è giusto, vai. Ultimi 4, 2, 3. Bravissimi, vai sinistra, up. 2, più scendi lento meglio è, 3, 4, 5, 6, 7, ultimi 8, vai, 8, and 1, 2, 3, stringo bene il sedere, 4, 5, 6, 7, 8 e relax, fate un bel plié, ragazze. Bravi. Ok, ok, ok. Benissimo, ragazze. Beh, direi che può bastare. Vediamo se c'è qualche messaggio che ci deve arrivare. Vi è bruciato un po'? Un pochino? Vabbè. Bene, allora potevate farne anche di più. Poi dopo, prima di andare a dormire, li fate questi. Allora, sentiamo cosa mi dicono dallo staff. Allora, qualche messaggio. Vediamo un po' che c'è. Allora. Bella lezione, bei consigli, grazie. Ilaria da Verona, mi fa piacere. Magnifica lezione, Letizia, grazie. Si blocca, Giuseppe, mi spiace, spero che poi sia andato meglio. Elisabetta ci fa gli applausi, grazie Elisabetta. Valentina è in una sbarra improvvisata. Ah, nel senso che certo, ah, ok, Valentina è in una sbarra improvvisata. Vabbè, buona però, c'è un bel risultato avete ottenuto. Grazie a te Valentina per averci seguito. Allora ragazzi, a tutti voi consiglio adesso un bel quarto d'ora, 20 minuti di stretching, ok? Questo vi fa sempre bene, ci fa sempre bene e niente, cercate di tenervi in allenamento. Spero che questa lezione vi abbia scaldato e vi sia, cioè questa sbarra vi abbia scaldato e vi sia stata utile. Qualche consiglio tenetevelo bene stretto, vi auguro un buon lavoro. Adesso non so che cosa devo fare. Ok, ok, ok. Grazie quindi a Elisia, Cindy, Valentina e Simone per essere intervenuti in questa lezione. Siete stati molto bravi e so che, vabbè, magari alcune cose erano più difficili, alcune cose erano più semplici, però almeno abbiamo cercato di andare incontro a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e lasciateci commenti, condividete, scriveteci senza alcun tipo di problema. Buon lavoro, buon riposo, fate tante belle cose in questo periodo che spero che non ci ricapiti più nella vita, quindi approfittiamone e abbraccio tutti, buon lavoro, ciao ciao ciao, grazie ragazzi, grazie a tutti.